Ciao a tutti ragazzi, bella lì e ben ritrovati sul mio canale per proseguire con Mocamele. Andiamo avanti, eravamo giunti a Pico di Gallo. Tra l'altro mi ero confuso perché pensavo che si proseguisse dalla Sierra, ma a quanto pare no. Allora, vediamo un attimo. Stavo usando lei, tra l'altro. Torniamo al nostro buon guacamele, però, Anche se lei, devo dire, che è figa da usare. Mamma rosa è inguardabile. Ok, a posto. Vediamo dove dobbiamo andare, che mi sono pure dimenticato. Di qua. Ok, vi ricordo la scalata di capra. Scusate, la volo di capra, perché non me l'ha fatto? Adesso guardate che lui usa il pugno, invece lei usa il calcio, la tipa. No! Come cazzo faccio, scusatela? Mi sono perso qualcosa? Non ho capito cosa ho sbagliato. Ok, devo stare aggrappato, vedete? State aggrappati, scendete piano, vi appendete qua. No, però... No! Occhio. Presumo... Ma come cazzo torno indietro, scusate? Oh, ho detto una cazzata. No, di qua si va avanti. Mi sono confuso, scusatemi, ragazzi. Scusate davvero. Qua si va avanti. Sembrava strano, infatti. Occhio che dopo ci sono quelli con le spine. Tanto non avete fretta, non siete obbligati a farlo veloce il pezzo. Ok. Bene. Vediamo. Quanti soldi ho? Li avevamo spesi, giusto? Nel video precedente? 5.000 ne ho. Ah, migliora il tuo lancio mirato per infliggere più danni di esplosioni. Questo è comodo, prendiamolo. Il lancio mirato è quello quando premete il triangolo e non premete più niente e direzionate il nemico verso la parte che preferite. Ok. Vabbè, mi butto giù direttamente. No! Ok, qua dobbiamo usare sempre il volo di capa. Tra l'altro una figata. Ora, la scalata qua. Bene, testata se riuscissi. Sì, poi imparate comunque. Questi passaggi sono semplici. Ci saranno invece delle missioni secondarie che saranno un casino da fare. Ok, qua doppio salto. Vedete, dobbiamo sfruttare questo per usare il volo di capra. Ma non so cosa c'è di là. Ok. Bene, saliamo. Cazzo, come lo prendo quello, ragazzi? Lì c'è un forziere. Ah, ok. Non posso aggrapparmi qua, diamine. Prima... Proviamoci, rischio la morte però. E no, lì c'è quello. Come cazzo lo prendo quello? Vabbè, nel caso lo prendiamo poi, Non riesco a capire come... Come si prenda, sinceramente. Non riesco proprio a capirlo. Forse devo fare l'uppercut. Ah, così, vedete? No! Che culo, guardate dove sono. L'uppercut. Poi il doppio salto per aggrapparci qua e andiamo su. Vedete? In questo modo. Il problema è che adesso... Ecco. Sapete perché ho abbassato la piattaforma? Perché altrimenti... Non riesco a fermarmi qua. Ecco. Mi raccomando, le dimensioni cambiate al momento giusto. Non so cosa ci sia di là. Ok. No. Devo andare sotto, vedete? Devo andare sotto perché...
Mi serve, vediamo se riesco, scendiamo un filino. Occhio a non prendere la lava, qua dovrebbe essere buono. Devo andare sotto perché... Ecco, c'è il portiere da prendere. Questo era abbastanza stronzo come passaggio, però nulla di che, dai. Qua ci sarà un'arena da combattimento, infatti. Oh, cazzo! Quello, vi ricordo che quel colpo, ecco, non si può evitare. Infatti mi ha rotto i coglioni. Tra l'altro non esce neanche il triangolo con lui. La barriera ha messo pure. Ma scusate, come cazzo gliela rompo? Ah, ok. Questi sono bastardi, quelli che hanno i colpi che non si possono schivare. Quelli vanno saltati, quei colpi là, presumo, col doppio salto. Ok, sotto c'è sto pirla qua. Anche lui ha un colpo che non si può evitare, dico. Quello, vedete, quando rampeggia così non si può evitare. Ok. O meglio, si può evitare ma saltando. Il problema è che qua non posso saltare. Ma... Ok. Bene, guardate dove siamo. Vi ricordate? Qua ho detto che ci dovevo tornare e senza farlo apposta ci sono comunque tornato. Qua in questa zona qua. Quindi leva. Cosa fa la leva? Ok, ci sblocca la porta. Quello sapete come si prende, mi sa. Dobbiamo fare la panciata di rana, poi la risposta questa qua e il doppio salto. Però devo fare veloce. No. Cazzo, ho sbagliato. Quello penso che si prendeva così, eh. Il problema è che adesso posso rimediare questo errore, non lo so. Vediamo se riesco invece eventualmente a fare una roba simile. Così, ragazzi. Si prende così, solo che ho sbagliato il doppio. Si può prendere anche così. Penso anche nel mio modo che vi ho detto prima, si poteva fare solo che ho sbagliato. Ma comunque qua possiamo prenderlo. Solo che ho fatto male l'uppercut là, evidentemente. Devo farlo un po' prima. Doppio salto e uppercut. Avete visto? Oppure eventualmente potevate aspettare, fare il doppio salto, aggrapparvi alla parete e fare la salita di capra. Però non capisco, quel robo là verde. Vedete che c'è un robo verde da distruggere, se ci sia un accesso lì, ma non credo. Ah, però entriamo qua. Spicco stanza dei teschi. Questi posso anche non ucciderli, anzi non posso neanche colpirli. E loro non possono colpire me. Oddio, il boss, non me l'aspettavo. Dì a Calaca che siamo d'accordo per 10.000 skelitos e che ora tocca a lui consegnare. Hai detto 10.000? Dice che sta sottraendo i 500 distrutti da quel tipo muscoloso in maschera. Cosa? Passami lo schelefono. Lo schelefono. Ora ascoltami bene, salsicciotto. Avevamo un accordo. Calaca, attacca Briga senza onore. Non finisce qui. Ormai è tutto perso. Siamo destinati a restare per sempre il terribile trio. Niente Pedro. Niente tour di rimpatriata. È tutta per colpa di quel demised Dingus che ha distrutto le nostre creazioni. Questa boss fight è tosta, ragazzi, mi sa. Tu hai rovinato tutto il nostro lavoro, hai ucciso Pedro. Prendiamolo. È il trio della muerte. E questo è tosto, mi ricordo che mi aveva dato parecchi problemi. Innanzitutto
La problematica è che... Ok, ora posso colpirlo. Non mi ricordo se le note che lancia si possono schivare. Ovviamente dopo rimette la barriera. Fortunatamente i danni non sono poi così invasivi per ora. Non sono così... Voglio capire se posso schivarle, ragazzi, vediamo. Cioè, con la schivata. Sì, posso schivarle invece, ottimo allora, vedete? Bene, si possono schivare, questo già è un pregio. Ma qualche colpo inevitabile ce l'avrà, eh. Ora basta con le prove, è ora di far entrare il pubblico. Oh. Qua, presumo, vedete, dobbiamo stordirlo lanciandoli contro i nemici e poi andare a colpirlo, eh. No, quella è inevitabile quando diventa viola. Vediamo se... Vedete, lo stordiamo, la barriera li va giù e lo colpiamo. Ha più fasi la boss fight come le altre. Wow, il pubblico ci si è rivoltato contro. Stiamo perdendo stile? Pensate anche voi quel che penso io? Oh cazzo, questa che era tosta, questa fase qua. Non mi ricordo cosa... Oh, vedete, dove punta? Dove escono le note attacca, eh? Vedete? Guardate le note di fianco alle facce. Quindi noi non dobbiamo essere lì in quel momento lì e colpire le teste. Ma non me lo ricordavo. Me lo ricordavo difficile. Forse ricordavo male. Occhio. No. Infatti ora vedete che diventa più problematica la situazione. No, qua dovevo concentrarmi sulla schivata. No. Usiamo l'intenso e chiudiamo la boss fight se riusciamo. Me lo ricordavo più difficile. Forse ci sarà un'altra boss fight avanti, non mi ricordo. Comunque bella boss fight, fatta bene. Capo, non mi sento più le gambe. Quelle erano le mie gambe e neanche io me le sento. Pedro, sei tu? Avvicinati. Pedro, amico caro, sei tornato. Finalmente Calacca ha premiato i nostri sforzi. Anche se siamo rovinati, è giunta l'ora di quel maledetto Luchador. La distruzione del mondo dei mortali è garantita. Ah, sento le voci degli angeli. Silenzio, ragazzo, non manca molto. Eh no, mi sa che l'abbiamo sconfitto definitivamente. Quindi cosa devo fare? Oddio, l'ho visto adesso, guardate, c'è un passaggio qua. Qua in alto. Bella boss fight, fatta bene, intuitiva. Ecco, neanche a farlo apposta. Vi ricordate che dicevo, poco fa vi ho detto di questo pezzo qua, ecco. Però... Beh, rompiamoli tutti. Oddio ragazzi, anche da qua potevate arrivarci, guardate. Vedete? Come le... È bello quando in un videogames le cose si possono fare in più modi, scusate. Sto cazzo di citofono della ditta. Praticamente qua io prima l'ho preso facendo il mio magheggio, però potevate prenderlo più facilmente così. Quindi vedete voi come fare per prendere quella cassa lì. Teletrasporto, benissimo. E di là torniamo alla Sierra Morena. Ecco, probabilmente vediamo dove ci porta, tra l'altro. In che punto della Sierra Morena? Vediamo un attimo. Allora, sto pensando eventualmente, prima di andare avanti, se valeva la pena andare... Cazzo, manca il Tempio della Guerra. Là c'è un robo verde da distruggere, ma... Qua mi ero fermato. Probabilmente qua serviva il doppio salto e non ce l'avevo ancora o... No, tanto qua non vale la pena tornare, vedete, c'è la roba. Però... Sto pensando se vale la pena...
tornare alla foresta del Scivo anche per fare quella missione là che vi dicevo, che ora è possibile farla. Devo un attimo pensare. Facciamo una toccata e fuga, dai, se riusciamo. A parte che siamo già belli potenziati adesso, eh. Probabilmente la boss fight con il Trios della Arsmuerte mi era risultata più difficile all'epoca perché non ero così potenziato. Allora, ecco. C'era una missione al canale della Flores, vi ricordate? Ce l'ha andata a Pico di Gallo di distruggere gli Alux. Potrei fare anche quella. Però la facciamo poi, perché vedete che anche lì mi serve la bomba del Gallo, che non ce l'ho ancora. Quindi facciamo così, torniamo un attimo alla foresta del Scivo per vedere se riusciamo a completarla al 100%. Allora, quindi mi devo ricordare qua è la roba. Vedete, noi dopo appendendoci qua volando andremo appunto, dopo aver tirato la leva, in questo punto qua a vedere se si sblocca quella zona lì. Però devo fare veloce, devo cercare di non sbagliare. Quindi tirate questa, scendete, doppio salto, la risposta Gallo, velocemente andiamo qua, ci lanciamo e speriamo che vada tutto bene. Sentite che rumore si sente? Cazzo, merda. Non basta ancora? Cazzo, non basta ancora? Era qua. Probabilmente avrei dovuto aggrapparmi ancora. Avrei dovuto, probabilmente, ed ho sbagliato, va bene. È che ci sono i nemici qua, non per i coglioni. Forse li elimino adesso, dopo non mi cagano più il cazzo. O si rigenerano, secondo voi? Non me lo ricordo questo. Comunque, nel dubbio, mamma, quel cagacazzo veramente. Dicevo, avrei dovuto poi aggrapparmi qua e sfruttare questo per arrivare là velocemente. Vabbè, vediamo. Facciamoli fuori questi perché. Ma io temo che ritornino, eh. Dobbiamo provare. Proviamo a rifarlo, dai, facciamo così. Anche questi vanno levati dal cazzo, però, eh. Vediamo come va. Non perderò. Se vedo che non ce la faccio, lo facciamo poi in un altro momento. Però ero convinto che si facesse così, eh. Forse ho perso troppo tempo, ho sbagliato qualcosina. Allora. Ok. Speriamo. Là forse dovevo saltare, ho capito dove ho sbagliato. No! Qua. Ci lanciamo. No, non faccio il tempo, mi sa. Dai, sono sopra. Ecco! Ce l'ho fatta, ragazzi. Avete visto come ho fatto? No, ho risfruttato il volo di capra. Tra l'altro là in alto c'era qualcosa da prendere. Però mi sono fermato perché preferivo prima venire qua. Là c'è una roba da. Mi sa che c'è qualcosa da prendere là in alto. C'è un portale, quello mi sa che sarà un portale con le prove, è anche bello difficile. Prima di andare lì, andiamo. No. No. No, me lo devo rifare, non me l'aspettavo. È che non posso tornare su adesso. Cioè, sono finito al canale della Flores. Merda. Non me l'aspettavo questa, cavolo. Mi ero pure impegnato per farlo bene il pezzo ed effettivamente ci ero riuscito, ma sparavo
spero che rimanga aperta quella una volta fatta, ma dubito. Penso che c'è da rifare il procedimento. Questo adesso lo vediamo comunque. Dai, che palle. Perché qua mi sembra che ci sia? Vabbè, andiamo al al teletrasporto in alto, va. Vedete che spostamenti comodi possiamo fare ora con le abilità che ho sbloccato? Molto più veloce diventa anche il gioco. No, qua è giusto, giusto, siamo giusti. Il problema, se mi fa ritirare la leva vuol dire che mi devo rifare quello sbattimento lì. Però facciamo una cosa prima allora, andiamo. Adesso saranno ricreati ovviamente i nemici. Ma non mi rompere i coglioni, mamma mia, quanto cazzo. Ma dove... Se non erro, quello là veramente lo odio. Se non erro, mi ero messo qua. Non vedo un cazzo. Là in alto. Là in alto si arriva per forza solo ed esclusivamente così, pensa. Eh sì. Forse però con questa dimensione. Là sicuramente c'è qualcosa da fare. Allora, vediamo. Devo saltare forse. Ma... O forse non... In realtà quel coso lì... Non serve... Ma che palle! Ma vai a fanculo, va. Ma che cosa sta facendo? Tasti che non ho schiacciato. Devo rifarmi lo sbattimento comunque, ragazzi. Questa è un po' una puttanata. Cioè, vista la difficoltà comunque e il procedimento, io questa l'avrei lasciata aperta direttamente una volta sbloccata. Questo è un po' un difettino, se posso dirlo a mio parere. Cioè, ci dobbiamo rifare lo sbattimento che ho fatto prima. Il problema è che adesso non so se riesco a rifarlo. Che due coglioni. Questo è un po' una palla. Cioè, non l'avrei fatta rifare sta cosa. Ma no, no, già qua ho perso tempo. Ho perso troppo tempo. No, non ce la faccio qua. Non penso di farcela. E invece sì. Ottimo. Tutti sti polli. Quindi andiamo a vedere cosa c'è. Ma Chuck Mall. Penso che qua ci siano delle prove opzionali a sto punto. Cos'è? Un potere? Non mi ricordo che cosa sia questo frammento di maschera, sinceramente. Uno di sei, vedete? Che si è aggiunto, non ce l'avevamo prima. Questo non me lo ricordo proprio. Come tante altre cose, vabbè. Tutto qui? Beh, di sicuro è importante. Di sicuro è importante, qua no, non c'è nient'altro. Ok, questo l'abbiamo risolto. Però me lo dà all'86% la foresta del cibo. Ci deve essere qualcos'altro che mi sfugge. Non so se c'entra con quella roba là, eh. È che non vedo robe da rompere, non vedo passaggi, quindi non riesco a capire cosa mi manca.
Ma lo perlustremo poi, ragazzi. Adesso andiamo avanti con la trama. Quindi devo tornare alla Sierra. Un teletrasporto qua vicino. Quello là in alto. Vabbè, vediamo di fare una roba veloce. No. Ma vaffanculo, va. Ok, quindi torniamo alla Sierra. Perché non mi fa andare? Ma scusate, l'avevo sbloccato il teletrasporto, no? O sono pirla io, sto dicendo una minchiata. Dai, che palle! Cioè dovrei andare a Pico de Gallo. O era a Pico de Gallo? Vediamo un attimo. C'è qualcosa che non mi sta tornando. Ah, ok, qua era, infatti, non era nella Sierra, ecco perché mi sono confuso. Ok, benissimo, proseguiamo da qua. Là in alto già ho visto un forziere. Come lo prendo? Così? No, cicci belli. Avete capito proprio sbagliato. Te vola via. Un frammento della maschera di Eli intenso. Ok, quindi fatto questo. Sono un pirla. Da qua. Ecco, vedete dove siamo, ragazzi? Vi ricordate quando vi dicevo che in questo punto qua, ve lo spiego dopo, cambiate la dimensione. In questo punto qua vi avevo detto che mi serviva un potere appunto per fare. Cazzo, ve lo dico dopo perché qua devo distruggere questi prima che distruggano me. Che bastardi! E come cazzo li prendo là in alto? No. No, qua muoio. Non mi era chiaro come. Che pirla così, guardate. Così dovevate fare. Dovevate sfruttare, non ci ho pensato. Però sul momento vi confondete, no? Che bastardata che mi ha colpito durante. Ma vai a cagare. Per colpirli dovevate sfruttare questo discorso qua. Ci avete anche rotto i coglioni, eh. Avete finito di rompere le palle, di grazia. Vedete, facevate così. Cioè, salivate qua. Poi doppio salto e colpivate quelli lì che erano usciti. Qua, vi ricordate quando eravamo qua? Nel video precedente, mi pare. Adesso l'abbiamo fatto il pezzo, no? Perché ho sbloccato il volo di capra. Ah, questo è tosto. Ammiro il tuo spirito di combattente, Luciador. Scusate, ma non puoi vincere contro un tale potere. Non seguirmi oltre. Se lo fai, queste montagne segneranno la tua fine. Allora, sarà un boss, già Jaguar Javier, ovviamente. Là, però, vorrei controllare perché. Non vorrei che ci fosse qualcosa, cioè, usando per intenderci il volo di capra, in quella zona qua. Però vabbè, lo vediamo poi, adesso andiamo avanti. Tanto le zone che mancano, tipo queste, controllatele poi sempre voi per sicurezza. Ok, qua per proseguire si fa così, tac. Però voglio provare ad andare giù per vedere. No, se c'era qualcosa, niente.
Oh, che palle. Qua potrebbe essere spiacevole la situazione. Facciamo fuori prima questi. Se riuscissi a prendere la bomba, forse. Ok, riconcentriamoci su questi che erano sfiancati. Quando sono sfiancati, approfittatene. No. Ok, facciamo fuori questo. No. Non mi sembrava di aver sbagliato la mira. Ok. Stesso discorso, vi aggrappate qua e fate il volo di ca... Ma un attimo. Qua? Se faccio così? Dove vado? Fatemi controllare una cosa. Cioè, devo provarla sta cosa perché non so se mi esce. Là in alto c'è qualcosa, vedete? Non capisco se ci si arriva facendo questo procedimento che sto provando a fare o un'altra roba. Proviamo un attimo, ragazzi, vediamo. Vedete, così. No. Aspettiamo che si ricarica. No. Cazzo. O se forse magari da di là poi ci buttiamo qua a sinistra, no? Non mi sembrava male però la mia idea. Ma perché non me lo fa usare? Non capisco perché non mi faccia usare. Volevo usare la risposta vivace da qua. E qua me la fa usare. Perché prima non me l'ha fatta usare? Scusate. Perché voglio provare a fare la risposta vivace e poi il doppio salto per arrivare qua in alto a sinistra. E vedete? Tac! Che io mi sono complicato la vita, ripeto. Probabilmente andando di qua c'è una sponda che vi permette di tornare indietro col volo di capra, eh. Però sapete che io amo complicarmi la vita. Tutto qua, ma vaffanculo se lo sapevo. Vabbè. Quindi ora, mettiamoci anche qua. E vogliamo. Ma sicuramente sarà così come dicevo io, almeno penso. Vedete? Fate così. Cioè ovviamente un po' più bassi. E senza problemi arrivavate di là. Guardate. Avete visto? Quindi mi raccomando. Vedete voi come fare. Molto più comodo. Ovviamente farlo come vi ho fatto vedere da qua. Non come ho fatto io. Però vabbè, lei stessa, insomma. È uguale. Allora, adesso dobbiamo salire. Qua cosa dovrei fare, scusate? Penso questo. E infatti. Oh cazzo. No, Ah, guardate che figata. Qua dobbiamo cambiare dimensione e distruggere i nemici. Però cazzo, quello è in basso. Guardate che bastardi. E qua rischiate di morirci. Se esplode siete fottuti, eh. Siete fottuti perché le esplosioni vi fa andare giù sulle spine e crepate con un colpo. Sulle seghe, scusatemi. Mamma, se è difficile sto pezzo. Mi sta venendo l'ansia, spero finisca. Ok, meno male, dicevo. Se esplodono, l'esplosione vi butta giù e crepate, no? Come cazzo faccio? Ho capito. Così. Sotto dite che c'è qualcosa? Scendo piano perché non voglio rifarmi tutto, no.
sbattetevene di quelli, ovviamente. Lì c'è un robo rosso, come si prende? No, non dovevo scendere, vabbè, fa niente. Ma c'è forse qualcosa che non ho visto qua. Come cazzo si prende quel robo rosso? Sembra da qua, ma qua non vedo né pareti infrangibili né nulla. Boh, poi lo vediamo un attimo di capirci. Allora, così. Adesso discorso di prima. Forse... No, vabbè. Non riesco davvero a capire come si prenda quel robo lì, perché me lo dà qua, ma boh. Poi vediamo. Forse no. Quello è un bel mistero, ragazzi. Qua cosa dovrei fare? Non posso salirci sopra. E sulle due punte? Sì, perfetto. Il problema è che non capisco. Ah, ok, ho capito. Mi devo aggrappare qua, guardate. No. Che coglione, ok. Vedete, vi dà l'illusione che dovete farlo in quella maniera, ma in realtà dovete fare così, il volo di capra, e cambiare dimensione per non andargli contro. Bello sto pezzo. Diventa sempre più veloce, attenzione al cambio di dimensione. Oh cazzo. No. Meno male. Vedete che dopo diventano molti di più. E manda un po' male alla vista, C'è già la boss fight con Jaguar, mi sembra strano. Ma sembrerebbe di sì, però. A parte che sono bello potenziato. Ok, abbiamo ufficialmente sbloccato il teletrasporto della Sierra Morena. È molto grande come mappa. Mi spiace per là, cavolo. Qualcosa rosso là proprio non... Boh. Ci dovrò pensare poi. Tanto il completismo lo possiamo fare anche a fine gioco. Poi proprio il completismo, diciamo, totale. L'hai fatta di strada, Luce d'Or, te lo concedo. Non è da tutti riuscire ad attraversare la Sierra. Fortunatamente anch'io sono riuscito ad arrivare fin qui, e il mio compito è ucciderti. Sono passati secoli dall'ultima volta che ho combattuto contro un avversario degno. Che vinca il migliore, Jaguar Xavier, questo c'ha pure gli scudi. E il suo moveset non è così facile da eludere. Non ricordo se si possono schivare i colpi. Dobbiamo togliergli l'armatura. E cambia pure la dimensione, avete visto? Guardate com'è difficile, com'è. Cambia dimensione, cambia gli scudi. E questo è veramente tosto. Ok, si possono schivare i suoi colpi con la schivata. È un bel boss, perché è un bel boss. Oh, quello non si può schivare. Il blu non mi ricordo, ok. No. Occhio, attenzione. Si possono schivare tutti i suoi colpi tranne il fascio energetico. Vedete che posso schivare. Questo è veramente un bel boss, cazzo. Per ora almeno. La barriera gialla, che cazzo è? La testata è scomodissima. La testata è di una scomodità. No. E qua ve la dovete giocare bene col cambio di dimensioni, sapere ricordarvi bene i tasti per le barriere. Ok. No. Merda.
Quando fa la trottola, vedete, possiamo schivare o allontanarci, va bene lo stesso. No. Usiamo un po' di intenso, va? No. E come vedete l'intenso posso distruggere la barriera senza dover fare la roba giusta, no? Ci siamo quasi, eh? Ricordo però, forse avanti c'è una boss fight con lui opzionale, eh? Lo si può riaffrontare forse, eh? Che bello, 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 un bel boss questo. Mi hai sopraffatto, Luciador. Ho sbagliato a mettere in dubbio il tuo spirito. Proprio quando avevo perso la fede nell'umanità e mi ero rassegnato alla venuta dell'era dei morti, vedo che la speranza, l'amore e la perseveranza ardono ancora nella tua razza. Forse avrei dovuto tentare di fermare Kalaka io stesso, ma la codardia ha eclissato il mio onore. Ho dubitato della mia stessa forza. Essere al suo servizio non è mai stata una vera scelta. Kalaka mi ha forzato la mano, minacciando di uccidere il mio antico maestro. Chi è il suo antico maestro, che non mi ricordo? Sono un micio cattivo. Lasciami qui a leccarmi le ferite. Dice dell'altro? No, lo possiamo picchiare, poveretto. Sì, anche qui, vabbè, me lo ricordavo più difficile, ma perché il gioco ovviamente l'ho già fatto e la prima run può risultarvi molto più difficile affrontarlo. Dovete cambiare bene la dimensione, sapere come spostarvi, schivare e così via. Però sono tentato di tornare indietro. No, vabbè, dai, lo facciamo poi quel discorso là. Non so come minchia si rompe quel robo là rosso. Vai, Shivo. Povero Jaguar. Juan, ricordati di sferrare un pugno in pieno volto a Kalaka da parte mia. Se lo farai, diventeremo come fratelli. E in base al codice di fratellanza, tua madre diventerebbe vietata. Forse. Comunque sì, al grande tempio ti attende, con Kalaka al suo interno. Prima di continuare ti consiglio di tornare a casa e di potenziarti adeguatamente. Ti aspetta un viaggio molto pericoloso, vedete? Qua, da questo punto in poi, io presumo che si vada al finale, però possiamo appunto fare una bella pulizia e andare a fare tutto quello che non abbiamo fatto finora, il completismo che manca. C'era anche l'inferno, vi ricordate le stanze con le prove e tutto? Fa attenzione lì dentro, Juan. Kalaka ti si scaglierà contro con tutta la sua forza. Fatti trovare pronto prima di entrarci, infatti. Allora, io da questo momento mi conviene tornare indietro. Però non mi ricordo dove si sblocca l'abilità del pollo. Forse alla caverna del pollo. Forse ora qua. Eh sì, ora qua posso accedere anche a quella porta lì, eh. Allora, quindi torniamo sui nostri passi, ragazzi. E andiamo a fare. Iniziamo a fare un po' di pulizia. Allora, iniziamo da. Cosa manca a Pico de Gallo? Qua manca qualcosa, sembrerebbe. Lì manca qualcosa. Allora facciamo le mappe un po' più corte. Allora io direi anche l'albero di Thule, non riesco a capire cosa mi manchi. Ah, non avevo la risposta vivace all'albero di Thule. Andiamo all'albero di Thule, va. E vediamo se riusciamo a completarlo al 100%. Credo di sì. Capirla, devo entrare là.
scusate un attimo. Ah, ok, ecco. Che bastardi, ha messo pure le spine. Come cazzo faccio qua? Ok. Mamma, quella stanza là con i quadrati ve la ricordate? Minchia, che palle che era. Però stiamo arrivando in altissimo. Cima di albero. Oddio. Qua non c'è la mappa, ragazzi, e questo è un casino. Questo è un vero casino. Dobbiamo usare le abilità sbloccate finora per poter andare avanti. C'è molto da ragionare qua, eh. Oh cazzo. Allora, così. Perché non... Riproviamo, non posso aggrapparmi lì, quindi. Facciamo il test del 9, eh. Non riesco eventualmente a... qua... No, ho sbagliato a cambiare la dimensione. Qua ci starò un po', c'è da ragionarci un bel po'. Non posso fare il doppio salto qua. No! Però... Poi è ingannevole come sono messi i cosi. Mi spiego meglio. Cioè, in teoria... Oh, che palle però, dai, eh. Posso, di grazia. Ok. Cioè, in teoria bisognerebbe fare una roba del genere. E ok, ora cosa dovrei fare? Ok, andare qua in alto, vedete, fare così, mettere questo. Questo è veramente un pezzo tosto, eh. Penso sia il modo corretto, ora devo capire. Ok, forse ho capito. Però è tosta. Vedete, tutto un discorso di cambio di dimensioni. Qua non vi potete aggrappare perché c'è il muschio. Devo fare il doppio salto. Ma non mi basta. Non mi basta. Come cazzo faccio qua? Devo andare di là. Devo aggrapparmi probabilmente lì a sinistra dove sono gli spuntoni, vedete? Qua posso aggrapparmi, no? Cazzo, devo rifarmi tutto. Vedete qual è la menata di cazzo poi? Che se sbagliate vi dovete rifare tutto. Fortunatamente poi una volta capito si fa, eh. Cioè si prende velocità, consapevolezza e quello che volete. Però rimane comunque una gran rottura di cazzo, eh. Ma qua come cazzo faccio? Non riesco a capire, a meno che... una volta che sono qua... Ok... Lì ci sono, mi sa, le spine. Avete visto? Quindi io devo riuscire ad aggrapparmi dall'altra parte e salire. Tra l'altro, che ore sono? Non ho molto tempo ancora, cazzo. Allora, doppio salto. Questo, la risposta vivace e saliamo. Oddio. Ecco, ora dovete cambiare dimensione al momento giusto, vedete? Di modo da aggrapparvi e proseguire con la scalata. È un bel pezzo, perché è un bel pezzo. Però ricordo che c'è una parte che è una rottura di coglioni allucinante. Ecco questa. E lì non capisco, devo cambiare dimensione. Doppio salto. Ok, e sarà così anche di là, eh. Infatti, vedete? Ora devo spostarmi probabilmente la sinistra, vedete? Così? Ok. No! Ho capito, però che bastardata, cazzo. Sto pezzo è tosto, perché poi ve lo dovete rifare tutto se sbagliate.
Vedete, calibrate bene, cambiate dimensione al momento giusto, doppio salto per andare a riaggrapparvi, no? Lì ho sbagliato. Sembra facile a vederlo magari, ma vi assicuro che è tutt'altro, è un fatto proprio di precisione questo. Là, se non ho capito male, devo fare così, guardate. Cambiare ora, ecco, là devo saltare poi. Mamma mia ragazzi, qua presumo si faccia così. No! Ok. Mamma mia com'è difficile. Il senso di mettere... Ok, qua si fa così, presumo. Nulla di difficile. Oh cazzo, no. Qua devo ragionare adesso perché non riesco a capire. No, mi confondo, cazzo. Questo è un bordello sto pezzo. Di sicuro si parte da qua. Poi doppio salto qua. Probabilmente così. Ok, mo che cazzo faccio? Così? No. Cazzo. E come diavolo faccio? Così? E ora? Ora guardate il quadratino alla sinistra, dobbiamo arrivare là. Mamma mia. È veramente tosta. Perché poi ripeto, se sbagliate dovete rifarvi un botto di roba, non è che dite dovete rifarvi poca roba. Qua cosa cazzo devo fare? In più ci sono le seghe, muoio con un colpo. No. Oddio. Lì in mezzo, avete visto? Ah no, non muoio con un colpo. Ok, bene, bene. Meno male, almeno quello. Di solito quelle però vi ammazzano con un colpo. Però qua eventualmente è così difficile che hanno detto meglio di no. Mamma, ma è tostissima, ragazzi. È veramente tosta. Ora di qua. Ma non so. Poi di là. Poi ancora di qua. Saliamo, poi di qua. Di qua. Così. Poi ancora. È tutto così, sto pezzo è... Se sbagliate una roba siete fottuti. Oddio, ok. No. Non ci credo. Vedete qual è la menata? Vedete qual è la menata? Che c'è da rifare tutto, cazzo. Eventualmente sapete cosa faccio? Mi fermo qua. E poi la prossima volta... Perché se non ho tempo... Cerchiamo di farlo velocemente adesso, allora. Vedete, poi mi confondo coi tasti. Che due coglioni però, eh. Ma no! Se sbagliate a cambiare dimensione, poi siete fottuti. Perché non... Dovete cambiarla proprio nel momento giusto. Vedete, ancora ho sbagliato. Lo stavo facendo bene, dai, però non mi meritavo di finire così, porca puttana. È abbastanza un parto sto pezzo. Ah, ma posso fare anche così in quel caso. Cioè, è un casino allucinante, veramente. Devo aspettare che si ricarica la resistenza. Poi là in alto non si vede, non capisco cosa devo fare, capite qual è il problema? A parte che potrei fare... Là in alto io non capisco cosa devo fare, vi giuro.
Ok. Bene. Siamo arrivati? Codè, continua così, sei a metà strada. Eh? Ma sei serio? Collo del cazzo. Sei serio? Ah, ecco, c'è un checkpoint, ragazzi. Dai, sono comunque soddisfatto del risultato. Prendiamoci il checkpoint innanzitutto. E almeno il gioco ha salvato. Ma era una presa per il culo, non ero a metà strada allora. Un altro frammento della maschera, a quanto pare. Non ricordo davvero cosa succede quando sblocchiamo la maschera completa. E vabbè. Quindi non è vero che eravamo a metà strada, l'avevamo finito. Sono comunque soddisfatto, dai, me la sono giocata abbastanza bene. E il pezzo ve l'ho spiegato bene. Il problema è che ora per tornare indietro, come cazzo faccio? Scusate un attimo, ma presumo basti quindi buttarsi giù. Potevano mettere un teletrasportatore. Che cazzo di senso ha che io torni indietro così? Potevano mettere una delle statue, no? Ma scende? Ah no, mi prende i tasti a volte, ho allucinato. Ma vedete perché dico che ok, 88%, però manca qualcosa. Andiamo a capire dove e alquanto arduo. Forse qua. Devo perlustrarlo bene, ragazzi. Pollo in caduta. Non. Perdonatemi, vabbè, ma comunque, ripeto, ci vorrà del tempo, con calma, ci mettiamo a riperlustrare il tutto, ma probabilmente può essere lì che mi manca qualcosa. O non lo so. Devo guardare bene poi. Vabbè, poi ci pensiamo. Spero che questo video di Guacamele vi sia piaciuto. Alla prossima.